Ho visto, non lo so, giubilio, qualsiasi cosa per l'evoluzione di Litten in Cineroar, mi pare si chiami. Ho appena finito di guardare il trailer, perdonatemi. Ho visto un sacco di apprezzamento per il fatto che non sia di tipo lotta, ma che sia di tipo buio. Oggi, signori miei, sono qua per dire la mia opinione sull'accaduto. Lo chiamo accaduto perché lo ritengo un fatto non positivo. Anzi, tutt'altro. Trovo assurdo che Litten abbia preso il tipo buio e trovo assurda la Game Freak in questo momento. E adesso vi spiego anche il perché. Game Freak, signori miei, sapeva benissimo, lo sapeva benissimo, che non avrebbe potuto fare un altro starter di tipo fuoco lotta. Lo sapeva benissimo perché è ancora da, è da prima di Embar che ci stiamo lamentando del fatto che gli starter di fuoco arrivino sempre con il tipo fuoco lotta. Ne abbiamo avuti due di fila, dalla terza alla quarta gen. Poi è arrivato Embar, sapevano benissimo che non avrebbero più potuto metterne un altro. E ovviamente non l'hanno fatto. Ciò che ritengo assurdo è il modo in cui l'hanno fatto. Non è possibile che tu mi crei uno starter di fuoco con le sembianze di un lottatore, perché parliamoci chiaro, quello è un lottatore di wrestling, non è nient'altro. Del tipo buio non ha nulla, non puoi crearmi quel Pokémon lì, spacciarmi poi Blaziken per tipo fuoco lotta e poi quel Pokémon lì, Incineroar, ottiene il tipo fuoco buio. È una cosa che io ho trovato assurda. Ma l'ho trovata assurda sostanzialmente perché è un modo per Game Freak di trovare una bellissima scappatoia, perché io li immagino attorno a un tavolo che fanno: oh, che bello questo Litten che abbiamo creato, perché non gli facciamo una bella evoluzione quadrupede e poi gli diamo il tipo buio? E lì basta, gli saranno scomparse le idee, secondo me, sempre secondo quello che posso pensare io. Hanno finito le idee, non sapevano come fare un bello starter di tipo fuoco quadrupede e hanno tirato su un bellissimo wrestler. Ma giustamente non possono mettere un altro tipo fuoco lotta al gioco. Poi il fanservice va a puttane, sappiamo tutti che Pokémon Sole e Luna si basano quasi solo ed esclusivamente sul fanservice. Abbiamo i Pokémon forma Alola, adesso abbiamo Red e Blu che sono all'albero lotta, cioè abbiamo Camilla, abbiamo Wally. Un fanservice impressionante che ci sta tantissimo perché lo sto adorando. Però proprio per il fanservice non potevano mettere un altro fuoco lotta. E allora cosa hanno fatto? Un wrestler indicatissimo per il tipo lotta gli ha messo il tipo buio. Discorso chiuso. E io sinceramente l'ho ritenuto una cosa assurda perché secondo me denota una mancanza di creatività della Game Freak. Ancora un'altra volta, purtroppo, nonostante io ho sempre ripetuto che i Pokémon nuovi siano originalissimi e a tratti anche geniali, ancora una volta Game Freak mi ha mostrato come ogni tanto questa originalità, non so perché, non riesca a venire fuori. Io mi chiedo come sia possibile a sto punto che ci siano tantissimi Fakemon su internet che ritraggono le evoluzioni di Litten. Io mi chiedo perché non hanno assunto quelli. Perché non hanno chiesto a qualcun altro se proprio non erano in grado di fare un'evoluzione quadrupede e di darle il tipo buio. Perché io sono abbastanza convinto che l'idea originale fosse quella. Io mi ricordo, ad esempio, ai tempi giocavo a Minecraft, che per un aggiornamento di Minecraft nel quale volevano aggiungere particolari cose legate al PvP, mi pare che si chiami quello di Minecraft, mi ricordo che la Mojang aveva interpellato esperti giocatori di PvP appunto per creare questo aggiornamento. Perché se non hanno idee non lo fanno anche loro? Perché non lo fanno? Io sinceramente non capisco questa politica di Game Freak di chiudersi in se stessa, che io non posso far vedere i tuoi trailer perché poi ci mi metti sopra il copyright, che non ti posso fare pubblicità gratuita. È una tattica di merda che poi ovviamente li porterà, secondo me, a essere sempre la terza casa editrice alla fine.
Nintendo, ovviamente, in questo caso si parla non di Game Freak, li porterà sempre a essere la terza casa produttrice di videogiochi dopo Sony e dopo Microsoft e dopo tutte le altre che ci sono in giro per le loro tattiche e per le loro politiche di merda in campo promozionale, in campo pubblicitario. In conclusione, per quanto riguarda Incineroar, trovo assurdo che abbia il tipo buio. Nonostante da un lato io sia contento che non sia un tipo lotta, dall'altro mi chiedo: ma allora siete doppiamente coglioni, scusatemi, perché lo sapevate benissimo che non dovevate fare un tipo lotta, avete fatto un Pokémon di tipo fuoco lotta perché è un fuoco lotta e però gli avete dato il buio. Sinceramente questo non mi è piaciuto per nulla. Piccola noticina anche riguardo la terza evoluzione di Rowlet, che ho sempre osannato il fatto finalmente un bel Pokémon di tipo erba volante come si deve, via Tropius, via Skiploom e nulla. È diventato di tipo erba spettro, io sinceramente più di gioire per un tipo erba volante non posso fare che poi mi mettono un tipo erba spettro. Per carità, non fa schifo il tipo erba spettro, anche un suo perché, perché è un Pokémon che si muove, diciamo, nell'oscurità, però a sto punto gli avrei dato un buio anche a lui, non uno spettro. Però il buio l'avevate già dato a Litten, mi dispiace, ve lo siete giocati così. A sto punto finisco anche di parlare di Primarine, che è l'evoluzione finale di Poplio, che comunque ho ottenuto il tipo acqua folletto, che vabbè era abbastanza scontato, se non fosse stato il folletto sarebbe stato lo psico, è diventato folletto e va bene, lui ci sta decisamente. E nulla, questo era quello che volevo dirvi, soprattutto riguardo a Incineroar. Ditemi cosa ne pensate nei commenti, io so già che molte persone si saranno prese male perché ho detto che oddio il mio Pokémon preferito di tipo fuoco buio ha detto che fa schifo. Però spero che ci siano anche persone intelligenti che argomentino le loro decisioni nei commenti, così che si possa creare un dibattito perlomeno civile. E nulla, se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un like, a commentare e a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Mi raccomando, passate ai social in descrizione e noi ci becchiamo in un prossimo video.